tragedia in volo costata la vita ai due coniugi friulani a Trevignano. Indagini sul motore dell'ultraleggero che sarà smontato pezzo per pezzo. Probabile l'avaria, presto relitto, sarà portato in un hangar. L'ex consigliere regionale della Lega Ugo De Mattia, coinvolto nell'inchiesta sulle spese pazze, è stato arrestato in esecuzione della pena dopo la conferma della condanna in Cassazione. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta gialla, valida per la serata odierna e per tutta la giornata di domani. Acqua alta sulle coste, vento forte e piogge. È stato fermato per un normale controllo un cittadino albanese residente a Butrio che viaggiava con un concittadino su una Mercedes. Nascondeva un coltello a serramanico. Denunciato. Il presidente della Camera di Commercio di Udine, Giovanni Da Pozzo, è intervenuto sulla questione sollevata dalla soprintendenza relativa al plateatico di Piazza San Giacomo, occupato da tavolini e dei pubblici esercizi. Mancano 3 giorni al via dei baracconi che colonizzeranno Piazza Primo Maggio a Udine dopo le ultime risse della precedente edizione. Si alza il livello di sicurezza. Lunedì, giorno del match tra Sassuolo e Udinese, saranno attesi più di 1000 tifosi che arriveranno da Udine per sostenere i bianconeri nel delicatissimo scontro salvezza contro i neroverdi. Buonasera, buonasera e ben trovati con il nostro telegiornale di Udine. Staremo insieme in questa mezz'ora per andare a raccontarvi tutto quello che è accaduto nella giornata di oggi a Udine e non solo. Infatti partiamo dalla tragedia che è capitata sui cieli di Trevignano, costata la vita a marito e moglie. L'ultraleggero sarà presto trasferito dal luogo dello schianto in un hangar dove il motore sarà smontato pezzo per pezzo. Saranno indagini molto meticolose quelle che verranno eseguite, spiega dalla procura. Intanto venerdì alla chiesa votiva l'addio alla coppia. Il motore in particolare dovrà essere smontato per accertare cause della probabile avaria che è all'origine della caduta. Sono accertamenti complessi che richiederanno qualche mese. Sarà smontato pezzo per pezzo il motore dell'ultraleggero su cui viaggiavano il tenente colonnello Lanfranco De Gennaro e la moglie Lucia Bucceri, schiantatosi al suolo sabato scorso nel giardino di un'abitazione in vicolo Alpini a Trevignano. Bisogna ricostruire senza lasciare nulla al caso gli attimi prima della collisione al suolo, che non ha lasciato scampo a marito e moglie e che solo per miracolo non ha coinvolto altre persone, a cominciare dalla proprietaria di casa. Omicidio colposo e disastro. Disastro aereo colposo, le ipotesi di reato ancora a carico di ignoti, su cui lavorano in maniera congiunta Procura Trevigiana e ANSV, l'Agenzia Nazionale di Sicurezza in Volo. I rilievi saranno affidati a personale esperto. Saranno svolti dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza dei Voli, che è diretta da un generale che ha preso contatti col pubblico ministero incaricato delle indagini. Noi attenderemo l'esito di queste indagini, di questi accertamenti. Il velivolo è sotto sequestro e appena possibile sarà trasferito in un hangar in zona. In maniera da metterlo al riparo dalle intemperie per gli accertamenti che saranno svolti dall'Autorità Nazionale sulla Sicurezza dei Voli e anche per liberare la casa alle persone che hanno avuto la sfortuna di vederselo cadere quasi addosso. Intanto le comunità di Udine, Grado e Treviso, luoghi di origine e residenza di De Gennaro e Bucceri, si preparano per l'ultimo saluto previsto venerdì alle 11 nella chiesa trevigiana votiva di Santa Maria Ausiliatrice, luogo scelto anche per gli ampi spazi. In tanti conoscevano la coppia, lui una vita nell'aeronautica, lei nel mondo della scuola. L'ex consigliere regionale leghista Ugo De Mattia è stato arrestato dai carabinieri di Trieste per esecuzione della pena a 4 anni e 2 mesi di reclusione in seguito alla condanna per peculato confermata in via definitiva dalla Cassazione. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2010 e il 2012. Si sono presentati da lui questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Trieste e lo hanno arrestato. L'ex consigliere regionale leghista del Friuli Venezia Giulia, Ugo De Mattia, deve scontare una pena di 4 anni e 2 mesi per peculato, condanna diventata definitiva dopo la conferma della Cassazione. L'arresto è scattato per l'esecuzione della pena. De Mattia è stato condotto nel carcere di Udine. La condanna si riferisce all'inchiesta sulle spese pazze dei politici. I fatti addebitati sono riferiti al periodo tra il 2010 e il 2012. Oltre alla carica di consigliere regionale, nella sua carriera De Mattia ha ricoperto anche quella di presidente del Collegio dei Revisori nei comuni di San Giovanni al Natisone dal 95 al 2001 e Manzano dal 2000 al 2006, dove è stato anche capogruppo della Lega in Consiglio Comunale.
È andata invece meglio, sempre in Cassazione, all'altro consigliere della Lega coinvolto nell'inchiesta sui rimborsi contestati tra il 2010 e il 2013. La Corte Suprema ha annullato la condanna ad un anno e mezzo inflitta a Federico Razzini, inviando gli atti di nuovo in Corte d'Appello. Rapina violenta quest'oggi al supermercato Panorama di Viale Palmanova. Due fratelli udinesi sono stati arrestati. Vediamo. Momenti di tensione e paura nella serata di martedì 26 marzo a Udine, in Viale Palmanova, al supermercato Panorama. Due uomini con fare sospetto si stavano aggirando all'interno delle corsie del supermercato e sono stati notati da commessi e direttore. I due si erano impossessati effettivamente di articoli e merce che volevano rubare, andandosene dal negozio senza pagare e nascondendo la refurtiva sotto i propri vestiti. Accortisi del fatto, il direttore del punto vendita e l'addetto alla sicurezza hanno deciso di aspettare fuori i rapinatori, che però, vedendosi braccati, anziché restituire la merce, hanno deciso di avventarsi su di loro sferrandogli una serie violenta di pugni in testa e al volto. Fortunatamente sono intervenute altre persone che erano all'interno del negozio al momento del fatto e che hanno prestato sia soccorso al direttore addetto alla sicurezza, ma anche hanno impedito che i due malviventi riuscissero ad allontanarsi. All'arrivo della volante, uno dei due ladri ha cercato di gettarsi addosso ad uno dei poliziotti prima di essere, non senza difficoltà, bloccato definitivamente. I due malviventi si è scoperto essere due fratelli, cittadini udinesi di 47 e 35 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato e trasportati nel carcere di Via Spalato. Un anno e 10 mesi di reclusione per i componenti della banda di ladri di rame per i furti commessi tra l'agosto e il settembre del 2022. Gli imputati hanno patteggiato la pena. Hanno patteggiato la pena ad un anno e 10 mesi di reclusione i componenti di una banda di 6 ladri di rame, tutti di nazionalità rumena, accusati di vari furti commessi nel periodo tra agosto e settembre 2022. Gli imputati sono comparsi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Udine, Roberto Pecile, che ha concesso la sospensione condizionale della pena rimettendoli in libertà. La banda era accusata di 3 episodi di furti di rame e attrezzature. Per 2 dei 3 capi di imputazione le accuse sono cadute, una per remissione di querela e l'altra per querela tardiva, e riguardavano reati commessi in aziende private. Sul 3° capo di imputazione, un furto commesso alla stazione ferroviaria di Villa Opicina, c'è stato invece il patteggiamento della pena. Nello specifico, i malviventi avevano portato via tutte le lastre di rame che fungevano da copertura della stazione elettrica, con l'aggravante di aver scassinato un cancello di accesso e aver provocato un'interruzione della fornitura di energia elettrica. Oltre alla pena di 1 anno e 10 mesi, gli imputati hanno parzialmente risarcito le ferrovie con l'importo di 10.000 euro. E c'è una nuova allerta gialla per il Friuli Venezia Giulia. Questo è quello che ha diramato la Protezione Civile, valida per oggi pomeriggio, stasera e anche per tutta la giornata di domani, a causa del vento forte, dell'acqua alta e delle mareggiate che potrebbero verificarsi nelle prossime ore su parte della regione. Una saccatura sul Mediterraneo, informa il bollettino meteo, legata a una vasta e profonda depressione atlantica centrata sull'Irlanda, fa fluire sull'Italia correnti umide meridionali. Nel pomeriggio di oggi e nella serata passerà un fronte, domani affluiranno forti correnti sud-occidentali. Rimane in vigore fino a mezzanotte, sottolinea la Protezione Civile, l'allerta gialla per criticità idrologica sul resto della regione. E ancora, un cittadino albanese di 63 anni residente a Butri è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo ben 14 centimetri, tenuto nella tasca dei pantaloni senza nessun motivo valido. Il tutto è avvenuto nel corso di un banale controllo stradale da parte dei carabinieri in via Forte dei Liberi a Premariaco. L'uomo viaggiava su una Mercedes con un concittadino di Butrio. La perquisizione degli agenti ha portato al rinvenimento dell'arma poi sequestrata e alla successiva denuncia. Il maltempo ieri non ha impedito agli amici di Ezechiele di sfilare per la fiaccolata in memoria della vittima dell'omicidio di Capodanno al laghetto Alcione. Cartelli e discorsi spontanei hanno ricordato il giovane nel giorno in cui avrebbe dovuto compiere 32 anni e la mamma chiede giustizia. Per il nome di Ezechiele! Basta violenza! La pioggia non ha fermato gli amici di Ezechiel Mendoza Gutierrez, che martedì sera hanno voluto ricordare la vittima dell'omicidio di Capodanno con una fiaccolata nonostante le condizioni meteo proibitive. Dopo il raduno al laghetto di Alcione, dove Ezechiele è stato ucciso la mattina del 1° gennaio, i partecipanti si sono mossi verso Via Pola per raggiungere il carcere di Via Spalato. Durante il percorso, chi ha voluto ha potuto esprimere i propri pensieri in ricordo dell'amico e mostrare foto e cartelloni per sensibilizzare contro la violenza.
La fiaccolata è stata organizzata nel giorno in cui Ezechiele avrebbe compiuto 32 anni. L'intento dell'iniziativa, oltre al ricordo, era di esprimere una richiesta di giustizia e stimolare una riflessione affinché atti del genere non accadano più. Signora, si spera insomma che per suo figlio venga fatta luce e verità, no, alla fine. Sì, lo spero, io ho fiducia nella giustizia e spero questo e so che sarà così. Dell'omicidio è accusato il 34enne Anderson Vasquez Dipres, che è stato arrestato il 2 gennaio a Tarvisio, dove aveva raggiunto la madre e la sorella. Dipres ha ammesso di aver colpito la vittima durante una lite con un bicchiere. Sei il fratello che ogni persona vuole. Tu sei Ezechiele, il nostro Ezechiele. Chiediamo giustizia per te. Traffico sostenuto sull'autostrada A4 Venezia-Trieste con bollino rosso previsto per martedì 2 aprile e mercoledì 3. È questo quanto comunicato da Autostrade Alto Adriatico. Sarà un ponte pasquale caratterizzato da traffico sostenuto lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste. Occhi puntati però ai rientri dalle ferie, quando oltre ai vacanzieri riprenderanno la marcia i mezzi pesanti provenienti dal centro-est Europa. Stando alle previsioni di Autostrade Alto Adriatico, saranno martedì 2 aprile e mercoledì 3 le giornate più critiche per chi si sposta con traffico da bollino rosso. L'aumento dei flussi già dalla giornata di domani, a partire dalla mattina, sia in direzione Trieste che verso Venezia. Soprattutto a causa dei rientri dei lavoratori stranieri verso il centro Europa e per il piccolo esodo dei turisti verso le grandi città del nord Italia. Traffico che rimarrà sostenuto anche venerdì 29 e sabato 30, specialmente in direzione Trieste. Nel giorno di Pasqua ci sarà una drastica riduzione dei transiti in A4 e i flussi riprenderanno a partire dal pomeriggio di lunedì 1 aprile. Ma come detto, la giornata critica da bollino rosso sarà martedì 2. In particolare nel pomeriggio è previsto l'intensificarsi del traffico a causa dei tanti camion che riprenderanno a circolare e del rientro dei turisti per la ripresa delle scuole. Saranno possibili lunghe code al casello dell'Isert in entrata a Trieste e in prossimità dei cantieri per la costruzione della terza corsia all'altezza di Porto Gruaro. Code e rallentamenti lungo il cantiere potrebbero registrarsi anche nella mattinata di mercoledì per l'arrivo di altri TIR dal centro Europa in direzione Venezia. Tiene banco a Udine la questione di Piazza San Giacomo e dei bar che hanno i tavolini nel plateatico della piazza. È intervenuto il presidente della Camera di Commercio di Udine, Giovanni Da Pozzo, e anche Giovanni Pigani di Confcommercio Udine. Solidarietà e sostegno all'assessore Venanzi dell'amministrazione comunale di Udine per l'azione che sta svolgendo. Queste sono le parole di Giovanni Da Pozzo, presidente camerale e vicepresidente nazionale di Confcommercio, per quanto riguarda la situazione di Piazza San Giacomo a Udine. Troppi vincoli, la città è di chi la vive, dice ancora Da Pozzo. Parole che arrivano a commento delle informazioni fornite dal vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi, in particolare sui dubbi della soprintendenza relativi alla plateatico della piazza. D'accordo è anche Giovanni Pigani di Confcommercio Udine. Il pensiero di Confcommercio su Piazza San Giacomo si allinea con le dichiarazioni dell'assessore Venanzi, perché è una piazza che va sfruttata da parte della cittadinanza e anche da parte dei pubblici esercizi, che anche se in un momento grave, di grave crisi come la pandemia, diciamo, è stata autorizzata per poter costruire questi dehors dove sono stati investiti anche dei soldi, comunque questa sperimentazione è andata a buon fine, ha portato un bellissimo risultato sia in termini di presenza sia in termini di sopravvivenza da parte di queste attività sia a Udine ma anche in tutta Italia, grazie al fatto di aver potuto, diciamo, usufruire di questi esterni. Quindi Confcommercio è assolutamente allineata e si auspica che queste burocrazie vengano superate e che si vada avanti in questa direzione di libertà e di poter usufruire gli spazi comuni. Si preparano le giostre, ormai ci siamo in piazza Primo Maggio, saranno operative da sabato e dopo le ultime risse della passata edizione si presta anche un occhio di riguardo alla tematica sulla sicurezza a 360 gradi.
I baracconi hanno colonizzato Piazza Primo Maggio per il Luna Park che inizierà sabato 30 marzo e durerà per 3 settimane. Da questa edizione non si può sostare sul ring interno della piazza visto il pericolo di caduta alberi come successo nella maratona e questo andrà a togliere ulteriori parcheggi. Intanto il centro città si prepara di sguidi annessi a ospitare la colorata manifestazione attendendo un miglioramento del meteo. Ormai sono quasi 30 anni che viene appunto portato a Udine nel periodo pasquale. Diciamo. Dobbiamo essere naturalmente, sperare nel tempo insomma, ecco, che ci aiuta, ma dopo la città risponde insomma. Per rispettare il verde, che non possiamo più portare pesi appunto a ridosso degli alberi, abbiamo appunto occupato i parcheggi antistanti, però è stata fatta una scelta secondo me molto carina. Ci sono solo attrazioni per bambini, solo attrazioni completamente aperte, quindi diciamo l'impatto è secondo me buono, quindi anche simpatico, anche per le famiglie stesse, più sicurezza sicuramente. Sicurezza strutturale garantita, certo, ma conta anche mantenere il livello di sicurezza da episodi spiacevoli come è successo lo scorso novembre. Le misure relative sono state prese e le forze dell'ordine restano allerta. Rispetto a novembre questo è un parco divertimenti comunque rivolto a un pubblico di famiglia, quindi molto meno attrazioni diciamo estreme, quindi però comunque siamo pronti, nel senso alle forze dell'ordine noi abbiamo appunto affiancato anche un servizio steward proprio pagato da noi, quindi andiamo ad affiancare appunto le forze dell'ordine da questo punto di vista. Ripeto, anche il layout di quest'anno secondo me porta un attimino a semplificare il discorso del controllo, le giostre, quelle più sensibili dal punto di vista appunto dei ragazzi, quelli vabbè, lasciamo così, l'abbiamo messo in una situazione dove riusciamo a controllarle meglio, quindi secondo me non dovremmo avere problemi insomma. E sempre sul tema delle giostre, un bene per il divertimento o un male per i disguidi al traffico? L'abbiamo chiesto ai cittadini udinesi proprio a pochi giorni dal via del Luna Park. Le giostre qui in piazza Primo Maggio, le piacciono o no? Sì, per i bambini, per i ragazzi è una cosa buona insomma, no? Perché hanno un momento di distrazione. Va bene anche se c'è qualche disguido al traffico? Ma anche sì, insomma, no? Perché insomma si possono fare anche altre strade, no? Oggi in Luna Park vanno tutti in città, anche se creiamo qualche scompenso alla circolazione, che sappiamo, però un mese si può portare pazienza, no? Mi piacciono. Anche se ci sono un po' di disguidi al traffico va bene lo stesso. Succede. Si sì. Sopravvive. Sono croato. Però parla bene italiano. Le piacciono le giostre in piazza? Questo qui? No. No, no. Piacciono le giostre in piazza o le vorresti da un'altra parte? Meglio da un'altra parte. Creano un po' di problemi? Sì, traffico. Cioè almeno io, cioè. Dopo magari so che ci sono anche altri disagi comunque. Vi piacciono le giostre in centro in piazza Primo Maggio? Sì, non ci vengo troppo spesso, però sono molto carine, mettono più attività al comune di Udine. A me vanno bene, perché no? A parte il fatto che è una tradizione evidentemente condivisa, visto che si ripete da tanto tempo, a fronte della limitazione dei parcheggi, danno gioia a qualcuno e penso che questo secondo aspetto sia prioritario sul primo, quindi vanno bene. Queste le opinioni sulle giostre, altre opinioni invece per quanto riguarda quello che sta accadendo con la ZTL a Udine, perché mancano 6 giorni all'avvio della zona traffico limitato e il clima si scalda sempre di più. Oggi a Friuli in diretta abbiamo avuto ospite Stefano Salmedi, Io Amo Udine, che ha accusato l'assessore Marchiol di integralismo eccessivo. Sentiamo le accuse e anche la risposta dell'assessore. Sarebbe giusto che il sindaco, che la giunta e la maggioranza imponessero all'assessore Marchiol una certa moderazione, che vuol dire che prima si ascoltano i cittadini e le attività economiche, ma non per finta, non si organizza un'assemblea artificiale precostituita con la tua tesi. I vari Marchiol che sono in Europa, quelli i talebani in Europa stanno perdendo le elezioni e il caso più recente è Berlino, cioè la capitale della mobilità sostenibile, che pochi mesi fa ha premiato chi era contrario all'ecologismo talebano. Credo che la forza della raccolta delle firme ci possa permettere di andare da interlocutore come Colautti o come il sindaco a dire insomma fate ragionare il vostro assessore perché il talebanismo non funziona.
il talebanismo? Rispondo che gli insulti qualificano le persone che li fanno. Quindi da questo punto di vista non ho nulla da replicare a chi utilizza queste parole. La verità, che sanno benissimo tutti i cittadini udinesi, che questo è un percorso pluriennale che è iniziato come minimo nel 2018, è partito da una raccolta firme per pedonalizzare via Mercato Vecchio con un preciso elenco di vie, che è quello di questa ZTL e area pedonale che stiamo facendo. È con un'area pedonale, una ZTL definita, che noi di conseguenza possiamo capire qual è il trasporto pubblico più adeguato e abbiamo gli spazi per muoverci in tal senso. Non si può invertire l'ordine dei fattori. È corretto questo modo, questa conseguenzialità e modo di procedere. Non solo la ZTL, perché alle ore 18 c'è stato un incontro alla scuola media Manzoni di Udine, un incontro pubblico proprio sul futuro anche di Piazza Garibaldi, in cui da giugno non si potrà più transitare con le auto e né tantomeno parcheggiare. I nuovi arredi sono stati scelti in base a un questionario proposto nei mesi scorsi sul comune di Udine. Piazza Garibaldi vuole tornare a essere un luogo per le persone, un luogo più verde, un luogo di incontri, un luogo per eventi. Al questionario proposto dal Comune su come valorizzare Piazza Garibaldi hanno risposto 650 cittadini. Oltre il 60% ha espresso il desiderio di una maggiore presenza di verde, panchine, alberi, aiuole e stalli per bici, ma anche la volontà di una piazza che possa ospitare eventi. Gli arredi acquistati dal Comune saranno posizionati a partire da giugno, quando saranno tolti i parcheggi. Ci sono molte panchine, ma molte panchine modulabili che possono al bisogno trasformarsi anche in un palco per degli eventi. Ci sono panchine che inglobano un'alberatura o delle aiuole, quindi più verde. Tutte queste risposte vengono anche dalle indicazioni che ci ha offerto la cittadinanza. E poi tante altre cose, come dei portabici di varia natura, arredi colorati, anche delle sedute, dei tavolini, insomma, diversi strumenti che assieme possiamo decidere di disporre in maniera varia e diversa sulla piazza, che sappiamo che la scuola Manzoni ha indirizzo musicale, fa il concerto di fine anno. Che bello sarebbe, e in questo la scuola è, diciamo così, contenta di questa opportunità. Ci stiamo lavorando assieme per cercare di renderlo possibile, che il concerto finale venga effettuato proprio in piazza Garibaldi. Quindi. Rimane il nodo dei genitori che accompagnano i figli a scuola, per cui l'assessore ha in mente una soluzione che sarà definita nei prossimi mesi per essere operativa a settembre, quando comincerà l'anno scolastico. Per tutti i ragazzi e le ragazze che vanno accompagnati dai genitori in automobile, noi potremmo suggerire delle modalità anche qui più comode e più utili anche per loro. Stiamo pensando a delle postazioni cosiddette di drive-thru, di kiss and go, cioè dei luoghi di fermata breve in cui io fermo un attimo l'automobile, apro la portiera, mio figlio o mia figlia scende e poi proseguo in autonomia per andare a scuola. Dai residenti di Viale Duodo parte l'appello ad un maggior controllo in città. C'è chi ha paura di uscire la sera, come la signora Anna Maria, che ha segnalato a TV12 una situazione di degrado generale. Il pomeriggio sul tardi cerco di non uscire mai, perché purtroppo, essendo anche di una certa età, mi trovo alle volte dei gruppi di ragazzi che, per l'amor del cielo, saranno bravi e tutto, però un momentino mi mettono in difficoltà. Si allargano le zone della città da dove partono segnalazioni di problemi legati alla sicurezza. La signora Anna Maria ci ha contattato da Viale Duodo per raccontare di una situazione di degrado complessivo e di paura che dura ormai da parecchio tempo. Abbiamo una mancanza di sicurezza anche a livello di pavimentazione, perché ci sono delle buche, perché vedo, io da friulana nata, eccetera, eccetera, questa città sta andando in degrado. Siamo a metà strada tra Piazzale 26 Luglio e Piazzale Cella e dalla sede di Udine della Regione, ma non è solo Viale Duodo oggetto di lamentela. In via Marangoni c'è anche lì un degrado. Allora, abbiamo il canale della Roggia che è vuoto, tante volte sporco. Quando c'è tanto umido c'è un odore sgradevolissimo. Io ora evito di andare anche nei parchi, perché col mio cane andavo spesso al Parco Moretti, ai Giardini del Torso, però a un certo momento vedo dei capannelli così che mi dicono di evitare e di girare l'angolo e andarmene via.
Qualche minuto dopo le ore 13 di oggi, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con una squadra supportata da un'autobotte dell'autoscala e dal funzionario di guardia per l'incendio di una cucina situata al piano stradale di un'abitazione monofamiliare di due piani fuori terra nel comune di San Quirino. Appena giunti sul posto, i vigili del fuoco si sono sincerati che all'interno dell'alloggio non vi fossero persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare la propagazione delle fiamme alla trovatura del solaio in legno della cucina al piano superiore. Spento l'incendio, poi hanno iniziato la bonifica delle parti incendiate, la messa in sicurezza di tutta l'abitazione, verificando anche che nei locali non interessati direttamente non vi fosse qualche residuo dei gas prodotti dalla combustione. Ancora in fase di accertamento, le cause dell'incendio, che per fortuna non ha coinvolto persone. La polizia stradale, oltre ad essere costantemente impegnata nei controlli volti a garantire la sicurezza degli utenti che percorrono le nostre strade, pone particolare attenzione alla verifica del rispetto della normativa che regola il trasporto di animali vivi attraverso controlli sistematici. E proprio per questo nel mese di marzo ha preso vita una forma complessa di collaborazione tra Polizia Stradale, Regione FVG, Servizio Prevenzione e Sicurezza Alimentare, finalizzata alla verifica della legalità del trasporto degli animali a cui non devono essere fatti patire inutili sofferenze. Gli animali sono considerati dalle norme europee degli esseri senzienti e proprio per questa condizione in grado di avvertire sensazioni come stress, paura e disagio. E nel pomeriggio di lunedì all'interno dell'area di servizio di Gonars lungo l'autostrada 4, arteria in cui transita la maggior parte dei trasporti provenienti dall'est Europa, si è trovato un trasporto di animali, in particolare di agnellini di nazionalità rumena, sull'articolato. Diverse le violazioni riscontrate, fra cui il mancato funzionamento del sistema di abbeveraggio e ventilazione, la mancanza della documentazione di idoneità del conducente guardiano degli animali e del giornale di bordo in cui devono essere riportate tutte le notizie del viaggio. 4 quindi le violazioni amministrative riconosciute, per un totale di 6.500 euro che il conducente ha dovuto definire immediatamente. Inoltre è stato disposto l'interruzione del viaggio con lo scarico degli animali presso un'idonea area di sosta. L'aeronautica militare spegne 101 candeline alla base aerea di Rivolto con il colonnello Paolo Rubino, che ha illustrato l'ordine del giorno in una giornata così importante alla presenza di tante autorità accorse per l'evento. Cento anni più uno, questa la festa dell'aeronautica militare fondata il 28 marzo del 1923. Senza alzabandiera per via del maltempo, l'evento si è svolto nella base aerea di Rivolto in un hangar presieduto dal comandante del secondo stormo, il colonnello Paolo Rubino, alla presenza di autorità civili e locali, oltre al questore D'Agostino e il prefetto Lione. Dopo un anno, il 2023, trascorso all'insegna delle celebrazioni dell'anniversario, questo è l'ulteriore tassello che si aggiunge al mosaico della nostra gloriosa storia. Le nuove sfide e i nuovi campi sono quelli che interessano il mondo e le minacce da un punto di vista cibernetico, oltre che l'attività nell'ambito dell'aerospazio, quindi quale estensione naturale del dominio aeronautico appunto si aggiunge quello dell'aerospazio. Un evento che ha promosso anche una raccolta di beneficenza con i proventi destinati all'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori, la ONFA, e che ha sottolineato come in tempo di pace sia importante anche l'apporto alla cittadinanza, con i voli di supporto per il centro trapianti, per esempio, o la base per l'elisoccorso fissata proprio a Rivolto. L'aeronautica in tempo di pace ha una funzione molto importante per quanto riguarda l'ausilio nel trasporto degli organi, dei trapianti, consentire alla gente di arrivare in tempo utile dove c'è l'organo disponibile. Sono situazioni che la gente conosce poco, ma che in realtà sono veramente molto importanti. Ospitiamo sulla base di un accordo gli elicotteri del 118 che da qualche anno riescono a garantire un servizio H24 sempre a favore del territorio del Friuli Venezia Giulia, quindi per noi è davvero un orgoglio ed è una soddisfazione contribuire anche con queste capacità e con queste possibilità a quello che è il tessuto sociale di questa fantastica regione. Presente a Rivolto anche il prefetto Domenico Lione in occasione dell'anniversario dei 101 anni di vita dell'aeronautica militare. Prefetto, oggi è una giornata importante, 100 più 1 anni dell'aeronautica militare, se si parla di sicurezza e di difesa loro sono un orgoglio. Assolutamente, quindi è una giornata veramente bella. I nostri ragazzi dovrebbero un attimino approcciarsi a questi valori tradizionali della nostra Repubblica e tenete presente che, come ha detto il comandante,
L'aeronautica in tempo di pace ha una funzione molto importante per quanto riguarda l'ausilio nel trasporto degli organi, dei trapianti, consentire alla gente di arrivare in tempo utile dove c'è l'organo disponibile. Sono situazioni che la gente conosce poco, ma che in realtà sono veramente molto importanti. Anche fa da base per l'elisoccorso, che salva tante vite. Assolutamente, perché l'elisoccorso ovviamente sta nel raggiungere le persone appunto nel più breve tempo possibile. E quindi dà appunto un concorso offrendo appunto la base a questo servizio importantissimo, è una cosa veramente, veramente meritoria e soprattutto nell'interesse della gente. Notizia triste per grandi e piccoli, soprattutto per gli amanti dello zoo Punta Verde di Lignano. Dopo 17 anni è venuto a mancare il leone Alex a causa di una malattia fulminante. Era ormai diventato un simbolo dello zoo Punta Verde di Lignano, con la sua criniera splendente e le movenze da re, ovviamente indiscusso del parco. Stiamo parlando di Alex, il celebre leone di Lignano che è venuto a mancare all'alba dei suoi 17 anni. Una notizia terribile per i gestori del parco, che hanno raccontato l'episodio annunciando la triste notizia sui social, ma non solo per loro. Alex infatti piaceva proprio a tutti e sono stati tanti, di conseguenza, i commenti comparsi sotto al post. «Non ci voglio credere», scrive un utente, «mio figlio sta piangendo», dice un altro, «era il primo animale che io e mio figlio andavamo a salutare ogni volta», ricorda un altro padre. E a stare male anche il guardiano, Marco, che negli anni era riuscito ad instaurare un rapporto di rispetto reciproco con Alex, che aveva sì un carattere forte, ma anche gentile. Come sa bene Amalia, dolce sua compagna con la quale ha condiviso 15 anni di amore. Un vero e proprio re della savana, insomma, battuto soltanto da una forma fulminante e feroce di un cancro che non gli ha lasciato scampo. Nonostante le migliori cure, come si legge nel post ufficiale del parco, Alex non ce l'ha fatta, anche se tutta la squadra dello zoo per settimane ha sperato potesse vincere anche questa battaglia. Purtroppo non è stato così. E adesso passiamo allo sport, perché domani rientreranno Neuen Perez e Jordan Zemura, che sono gli ultimi nazionali che devono rientrare in gruppo in una sosta per le selezioni che ha visto l'infortunio di Luca, ancora in dubbio per il Sassuolo. Ma facciamo il punto sulle gare proprio che hanno visto coinvolti i bianconeri. In attesa dell'evolversi della situazione, Lorenzo Lucca, con il centravanti azzurro che deve smaltire l'affaticamento muscolare che di fatto gli ha impedito di esordire con la maglia della nazionale nella tournée americana, l'Udinese si appresta a riabbracciare tutto il gruppo di giocatori che negli ultimi 10 giorni ha lasciato il Friuli per rispondere alla chiamata dei rispettivi commissari tecnici. Gli europei sono in realtà già rientrati alla base, mentre nella giornata di giovedì torneranno anche Neuen Perez e Zemura. Ma come sono andate le partite dei bianconeri e quanto hanno giocato? Partiamo da Lazar Samardžić, che ha collezionato 2 presenze in altrettante gare con la sua Serbia, 17 minuti nel KO per 4-0 contro la Russia e un tempo intero, con tanto di assist, nella vittoria per 1-0 contro Cipro. Proseguiamo con gli sloveni Jaka Biol e Sandy Lovric. Il difensore ha disputato entrambe le gare da titolare, mentre Lovric non è sceso in campo nel pareggio per 2-2 contro Malta, ma ha giocato dall'inizio nel grande successo per 2-0 sul Portogallo. 90 minuti per Perez con l'Argentina nell'amichevole vinta per 3-0 dall'Albi Celeste contro El Salvador, con il classe 2000 impiegato come terzino destro, solo panchina invece nella successiva vittoria per 3-1 con il Costa Rica. 90 minuti anche per Zemura con il suo Zimbabwe nel pareggio per 2-2 contro lo Zambia, mentre l'esterno mancino non è sceso in campo nel KO per 3-1 subito contro il Kenya. Minutaggio scarso invece per Festi e Bosele, che è entrato nella ripresa della partita terminata per 0-0 tra Irlanda e Belgio, mentre non è sceso in campo nel successivo impegno contro la Svizzera con l'Irlanda KO per 1-0. Come sempre titolare invece Christensen con la sua Danimarca Under 21, 1-1 contro l'Austria e vittoria secca per 3-0 contro la Lituania. Ricordiamo infine che aveva giocato anche Oier Zarraga nell'amichevole della sua nazionale dei Paesi Baschi, che ha pareggiato per 1-1 contro l'Uruguay. E visto che si ritorna a parlare di campionato, lunedì l'Udinese a Pasquetta giocherà contro il Sassuolo, gara fondamentale. Sono previsti tanti tifosi friulani che invaderanno Reggio Emilia, come ci dice anche Beppi Marcon, presidente dell'AUC.
Dobbiamo interpretarla, Ale, come fosse una finale, come fosse una finale, perché è fondamentale questa partita, non sono 3 punti ma sono 6. Inizia così Beppi Marcon, presidente dell'AUC, raccontando l'importanza della gara che l'Udinese giocherà lunedì in Emilia Romagna contro il Sassuolo. E in una stagione difficile per tutti, se c'è una componente che merita soltanto applausi, questa è di sicuro formata dai tifosi bianconeri, che stanno soffrendo e resistendo nonostante le mille difficoltà e che anche a Sassuolo non faranno mancare il loro incredibile apporto. Si parla circa di 1 migliaio di persone che andranno in quel di Reggio Emilia, e per essere una giornata di Pasquetta, dove sappiamo ben tutti che queste giornate qua sono programmate, sono organizzate, ci sono delle tradizioni, e portare, diciamo, per una gara così importante quasi 1 migliaio di persone, secondo me è tanta roba. Eh sì, tanta roba, numeri che rappresentano una vera e propria invasione friulana, numeri che nemmeno Peppi Marcon si sarebbe immaginato. C'erano delle aspettative in riferimento, diciamo, come dicevamo prima, della partita molto importante che ci aspetta in quel di Reggio Emilia, ma numeri così sinceramente non ce li aspettavamo neanche noi. Noi come AUC abbiamo già riempito 4 pullman, sono 4 club affiliati a noi che hanno riempito 4 pullman, senza contare gli autonomi e senza contare appunto i ragazzi della Nord. E quindi non resta che dire, tutti a Sassuolo. E prima di salutarci vi ricordiamo che venerdì santo dalle ore 20:45 saremo in diretta per la storica processione di Ciconic, un appuntamento che si ripete da quasi mezzo secolo per la tradizione religiosa del nostro territorio. Un vero e proprio spettacolo teatrale all'aperto davanti a migliaia di spettatori. Per questa edizione la regia è affidata a Luca Ferri del progetto Anatema Teatro Stabile. Appuntamento dunque a dopodomani, venerdì 29 marzo dalle 20:45 su TV12. Ricordate anche di scaricare la nuova nostra applicazione TV12 per tablet e smartphone per seguire le dirette, i servizi, i telegiornali, gli aggiornamenti sull'Udinese e tutte le nostre trasmissioni, ovviamente a portata di un semplice clic ovunque voi siate. La nuova app di TV12 è disponibile gratuitamente su Apple Store o Google Play Store. Grazie per essere stati nella nostra compagnia, il TG Udine si conclude qui, ma ovviamente la programmazione di TV12 continua. Buona serata. Thank you.